Amici di Outdoor Test, benvenuti alla settima puntata di Chiedi all'esperto a casa Outdoor Test. Proseguono i nostri appuntamenti del giovedì alle ore 18. Oggi abbiamo due ospiti particolari, li vedete prendere postazione ciascuno nella propria dimora. Siamo dislocati in Trentino per parte loro e in Lombardia per parte mia. Bene, il tema di oggi è un tema molto interessante, molto intrigante, molto particolare. Ce lo racconteranno per bene i nostri due protagonisti, Elisa e Leonardo, che poi presenteranno loro stessi. E si parla di andare in montagna in autonomia. È un tema estremamente di attualità. Abbiamo tutti una gran voglia di tornare in montagna e probabilmente lo dovremmo fare con un po' più di autonomia del solito. Bene, loro sono invece esperti del campo e ci racconteranno un po' di particolari per avvicinarsi a questo tipo di pratica dell'escursionismo che richiede ovviamente delle conoscenze importanti. Bene, allora, benvenuti Elisa e Leonardo. Allora, passiamo a una serie di domande proprio per cercare di delineare questo tema. Ci stiamo avvicinando proprio in questo periodo a un possibile, probabile e auspicabile ritorno, non dico immediatamente alla normalità, ma alla possibilità di uscire ancora, di poterci riavvicinare alle nostre escursioni, alla nostra attività, dell'andare in montagna. Probabilmente, come dicevo all'inizio, saremo un pochino forzati, anche chi non è abituato, a pensare di più a se stesso, a portare con sé molte più cose che prima non portava perché trovava magari il rifugio aperto lungo la strada. È possibile che non lo possa magari trovare inizialmente e quindi questa spinta verso l'essere autonomi diventa per alcuni quasi una necessità. Per altri invece è un divertimento, è proprio un obiettivo, un'esperienza da vivere. Ecco, come ci si muove? Qual è il vostro modo di muovervi quando andate in un'escursione, quando progettate un'escursione? Di fatto, appunto, non deve essere necessariamente un limite, può anche essere un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo. E come diceva Leo, noi spesso giochiamo a far finta che il rifugio non esista per vedere se riusciamo a cavarcela lo stesso, per passare più tempo nel silenzio, a contatto con la natura da soli, e è un gioco che funziona. E ci diverte e può funzionare anche per gli altri, non deve essere vissuta come una limitazione necessariamente. E soprattutto si ricollega anche ad un'idea più vasta che c'è dietro a quella di muoversi in autonomia, che è quella di lasciare il meno tracce possibili. Non è un'autonomia solo a livello di sfida e anche di sfida rispetto alle prestazioni. Spesso quando ci si muove in autonomia diventa rilevante per misurare poi i tuoi risultati sportivi o le tue prestazioni. Nel nostro caso è più che altro un modo appunto per entrare in contatto più spesso, più stretto con l'ambiente nel quale ci muoviamo, senza lasciare tracce del nostro passaggio. L'autonomia ci obbliga a riflettere su tutti gli effetti che noi abbiamo nell'ambiente che ci circonda. È una cosa che quando trovi un'attività già pronta, preparata per te, non ci fai caso, però quando devi organizzare tutto da solo sei obbligato a pensare a tutte le possibili conseguenze, quindi è anche un'occasione di riflessione per capire quali segni lasciamo quando ci muoviamo Anche, nell'ambiente. ad esempio, cioè, mi viene in mente, cioè, il fatto che appunto è un po' un gioco, nel senso che è un po' mettersi il bastone tra le ruote, no? Nel senso che anche partire e andare appunto a fare l'Ortles piuttosto che il Cevedale, e magari farlo partendo da casa con i mezzi di trasporto, comunque cercando di impattare sull'ambiente il meno possibile, diventa comunque una sfida che diciamo ha degli aspetti di difficoltà anche proprio alpinistica, nel senso che magari appunto se vai in autonomia a fare una cima di questo genere, devi caricare di più lo zaino, cioè devi portarti il sacco a pelo, devi portarti il fornelletto, dopo ne parleremo più approfonditamente, però ci sono una serie di accorgimenti che uno normalmente se si muove appoggiandosi al rifugio, piuttosto che alle funivie, piuttosto che
ad altri mezzi che possono essere anche l'automobile, eccetera, e tendenzialmente non deve stare così attento a determinate cose, insomma, ecco. Ecco. Intanto io ne approfitto per fare un passo indietro perché probabilmente la parte iniziale in cui dicevo i vostri nomi e vi presentavo non è stata ascoltata, o forse si è sentita la mia voce ma non la vostra. Comunque stiamo parlando con Elisa Bessega, Leonardo Panizza, Trentini, esperti di attività e di escursionismo in autonomia. Li abbiamo incontrati grazie anche all'amicizia con Vittorio Forato di Acu, il marchio di scarpe da trekking, che segue e persegue questa filosofia del non lasciare traccia ormai da molto tempo, ed ecco che probabilmente vi siete trovati in sintonia con lo staff del marchio. Andiamo avanti con una domanda molto semplice: come avete iniziato ad andare in montagna? Beh, abbiamo due storie molto differenti dal punto di vista proprio anche alpinistico, insomma, dal punto di vista ambientale, tutto, no? E io sono trentino, insomma, ho sempre avuto la fortuna di vivere vicino alle montagne e quindi fin da piccolo, come dire, sono stato obbligato da mio padre, dalla mia famiglia in qualche modo, ad andare in montagna. E se da bambino appunto era un gioco un po' tra fratelli, amici, eccetera, era un gioco, poi c'è stato un periodo di rifiuto totale che è un po' coinciso con, cioè, tra i 16 anni e i 20 anni, come dire, c'è stata un'interruzione, proprio non ne volevo sapere di andare in montagna. E poi gradualmente mi sono riavvicinato e attraverso l'arrampicata, poi piano piano appunto ho iniziato a fare magari qualche piccolo trekking, e qualche via sportiva giù ad Arco in quella zona, e poi dopo le vie sportive appunto magari qualche amico mi proponeva di provare a fare sciampinismo, insomma, magari con l'aiuto di qualche guida, eccetera. E piano piano, insomma, diciamo che ho accresciuto, diciamo, la conoscenza del territorio. La cosa che secondo me che su cui non ho mai cambiato il modo di andare in montagna è che per me è un'esplorazione, come dire, no? Per cui che sia arrampicare, che sia fare trekking, comunque ci deve essere una componente di scoperta, come dire, di scoperta del territorio innanzitutto, perché appunto anche la montagna che ho dietro casa, che, da cui vivo, cioè vivo qua dietro questa montagna che si chiama Calisio da 20 anni, eppure ancora, cioè, mi stupisco di non aver... di non conoscere tutti i sentieri, no? Per cui c'è sempre comunque una conoscenza e ecco, questo insomma. Invece per te, Quindi Elisa? io ho incominciato abbastanza recentemente ad andare in montagna, sono nata a Padova, mi sono trasferita per motivi di studio e per i primi anni non ho mai messo piede nemmeno sulla collina dietro casa, non ero minimamente interessata allo sport, a nulla che avesse a che fare con l'attività fisica, e non ero particolarmente preoccupata dalle questioni ambientali, se non come tutti, ma non le sentivo come mie, diciamo. E non lo so, poi per qualche motivo, da una passeggiata in bosco è nata una sensazione di sintonia particolare che non potevo conoscere perché non mi aspettavo. Non avevo idea di cosa succedesse andando in montagna, non... nelle vacanze un po' da piccola forse. E comunque da lì ho preso, non lo so, ho cominciato ad andare ogni giorno letteralmente, partendo dai boschi dietro casa, poi estendendo sempre più, partendo col trekking, poi arrivando all'arrampicata, allo sciampinismo, all'alpinismo. E assieme, sì, diciamo che per 2 anni... Ho preso 2 anni sabbatici in cui mi sono dedicata solo a questo e assieme alla passione per l'ambiente è nata anche l'interessamento verso una filosofia di vita meno impattante. Non so se sia per restituire qualcosa a tutte le emozioni che mi dava stare nella natura. Fatto sta che per qualche motivo mi sono sentita partecipe. Percepito che non ci fosse differenza tra me e il bosco che mi circondava, e ho cominciato a seguire anche la filosofia zero waste nella vita quotidiana. Quindi è un movimento che si impegna a ridurre al minimo la produzione di spazzatura Certo. attraverso l'autoproduzione, attraverso l'acquisto consapevole e tutta una serie di stratagemmi che appunto permettono di ridurre al minimo
l'impatto concreto che noi abbiamo proprio a livello di quante volte vai a buttare la spazzatura. E Certo. questa cosa appunto è andata di pari passo con la scoperta della montagna. Bene, questo per questo, quello che riguarda la filosofia che vi muove, ma introduciamoci un po' negli aspetti più pratici. Che cos'è e come si organizza un trekking in autonomia ad impatto zero? Facile dirlo, ma poi bisogna illustrarlo. Va bene, assolutamente. No, beh, io in realtà dico, diciamo, le parti un po' più, cioè, diciamo che io mi sono avvicinato un po' a questa filosofia dell'impatto zero grazie ad Elisa, nel senso che come tanti montanari o comunque gente che va in montagna e fa sport outdoor, magari capita insomma di fare la raccolta differenziata, eccetera, poi quando uno va in montagna invece ci si ritrova a produrre più spazzatura del solito, no? Perché magari si è costretti a comprare delle buste monodose per scaldarlo in bivacco, si è costretti a prendere le barrette appunto monodose, quindi si crea tanta spazzatura e si chiude sempre, spesso si chiude un occhio perché dici vabbè insomma sono qua a 3000 metri al freddo, non è che mi metto a star lì a pesare quanta spazzatura faccio, no? E poi Elisa invece appunto mi ha come dire, introdotto a questa filosofia ed effettivamente mi sono reso conto che innanzitutto appunto facendo così ci si muove nell'ambiente in maniera più rispettosa. E poi c'è la questione proprio che effettivamente anche come dire, c'è un guadagno dal punto di vista di peso, cioè dal punto di vista di cose pratiche, insomma, che nell'alpinismo possono essere utili, insomma. Ecco. E quindi, innanzitutto, secondo me, appunto, per organizzare un trekking a impatto zero, di essere consapevoli, come dire, dei propri limiti ed essere attenti a dove si può arrivare, insomma, ecco, questa è una prima cosa, insomma, che mi verrebbe da dire. Ecco, che cosa cambia a livello organizzativo il fatto che sull'itinerario che abbiamo scelto ci siano o non ci siano dei rifugi? Ha un effetto fondamentale, diciamo, a livello di scelta di autonomia, nel senso che il rifugio ti fornisce tutto quello che tu sei obbligato altrimenti ad organizzarti da solo. Un rifugio ti fornisce riparo per la notte in caso di maltempo, nutrimento e acqua, punti di riferimento, informazioni e tante volte il rifugio è anche la destinazione di una gita. E se i rifugi non ci sono, tutte queste cose vanno fatte da sole, vanno fatte da soli, quindi il riparo per la notte in caso di maltempo ci si può organizzare facilmente con la tenda o informandosi se sono presenti dei bivacchi nella zona che si intende andare a percorrere. E nutrimento e acqua, ecco, questo diventa un punto fondamentale perché diciamo che il primo step per organizzare un trekking a impatto zero è la preparazione del cibo. Vorrei precisare che l'impatto zero comunque non esiste perché è illusorio pensare che il nostro impatto Dovremmo possa toglierci di essere. mezzo Esattamente. per non In realtà è impattare. così perché in fondo cioè, anche noi siamo parte della natura, non è che il rispetto per l'ambiente comprende il rispetto per noi stessi, siamo la Certo, stessa cosa. certo. E comunque non precludiamoci la possibilità di andare. Certo è che tra i vari modi in cui si può andare, si può scegliere quello che lascia meno tracce possibili. E organizzare un trekking seguendo la filosofia Leave No Trace vuol dire rendersi conto di quali sono le tracce che si possono lasciare. La prima, la più evidente, è la spazzatura lungo il percorso. Sembrerà banale, ma oggi se ne trova ancora tantissima. E il modo migliore per non lasciare spazzatura in giro è non produrne fino dall'inizio. Quindi, diciamo che autoproducendo tutto quello che ci serve per sopravvivere a questi giorni di trekking, noi possiamo fare in modo di eliminare tutti gli imballaggi, i prodotti monodose e tutti i prodotti di scarto, quindi non si crea nemmeno la necessità di doverle buttare via. Se anziché partire con la bottiglietta d'acqua si parte con la borraccia, ovviamente non avrò una bottiglietta da buttare via. Se anziché comprare lo scatolame e
tutte le altre cose me le preparo da sola e le porto via con un Tupperware riutilizzabile, non produco rifiuti, non ho nemmeno modo di inquinare. Certo. Poi questo aspetto lo vedremo bene in coda, in Questo vedremo. chiusura, eh? Cioè vedremo anche degli esempi, quindi questo è senz'altro molto Poi importante. l'altra Quindi, prego. differenza tra muoversi con rifugio e senza rifugi è appunto che vengono a mancare dei punti di riferimento comunque fondamentali. E quindi, Infatti, Leonardo, se anche vuoi. a me viene in mente appunto il fatto, per esempio, che il rifugio di solito per me, insomma, è proprio, come dire, un punto di riferimento per cui magari la mattina prima di partire si chiama rifugista, si chiede come sono le condizioni. Per esempio, questo chiaramente si fa in casi di alpinismo, assolutamente, come dire, una cosa necessaria, ma anche per un trekking anche breve, insomma, la rifugista comunque è una persona che sta tutto l'anno in quel luogo, quindi conosce perfettamente il posto e quindi di solito è una persona che da prendere in considerazione. Non ci sono notizie di prima mano così rapide, insomma, no? Quindi anche questa è una cosa molto importante e quindi questo significa che bisogna essere più preparati, avere appunto magari delle mappe, utilizzare strumenti tecnologici. Appunto, io non sono un grande appassionato di queste cose, mentre Lisa magari ha più, come dire, più feeling con questi strumenti GPS, eccetera. Però, come dire, significa l'assenza di rifugio, significa che bisogna essere proprio autonomi, insomma, ecco questo. Ecco, Ecco, cioè bisogna prepararsi molto meglio prima di certo. partire, ecco. E Non possiamo fare un evento. quali sono quindi gli imprevisti a cui possiamo andare incontro e quindi come gestirli poi? In maltempo può essere uno di questi, il rifugio offre riparo appunto non solamente per la notte ma anche in caso di maltempo, quindi è importantissimo informarsi sul meteo, non perché non si possa camminare con la pioggia, si può camminare benissimo anche se fa brutto tempo, però l'importante è capire dove ci si troverà quando arriverà il maltempo e soprattutto se si tratta di una nuvola passeggera o se si tratta di un temporale. Il temporale è un po' il limite. E nel nostro caso, ad esempio, è stato quello che ci ha costretti a tornare nel nostro ultimo trekking dopo 3 giorni sotto la pioggia, non ci volevamo arrendere, abbiamo continuato imperterriti, ma il quarto giorno era previsto temporale, quindi siamo scesi, siamo tornati a casa. Ecco, e, sì, anche questo imprevisto, secondo me, appunto del meteo, cioè una cosa banale, appunto, per molti, insomma, che vanno in montagna, però, come dire, il meteo in montagna si sa, cioè, continua a cambiare, insomma, no? E bisogna essere in grado di prevedere per quanto si può, insomma, sul cellulare. Appunto, Elisa magari è più attenta a queste cose, io invece c'è proprio, come dire, guardo, mi alzo la mattina, guardo il cielo e in base a quello, insomma, anche durante il nostro trekking diceva, ma no, guarda che si vede un po' di azzurro, poi lei diceva, ma no, il meteo mi dice che alle 11 tornerà a piovere. Io non ci credevo, qualche volta ci azzeccava lei, qualche volta ci azzeccavo io, insomma, bisogna essere in grado di saper leggere proprio un po' l'ambiente, il territorio, insomma. Questo chiaramente, per esempio, anche con il trekking che abbiamo fatto noi, magari non sempre è possibile, però nel nostro caso è una zona che conoscevamo, insomma, che a schizzi di Intanto ricorda che è la contorno. traversata del Lago Rai, giusto? Esattamente, Ecco, perché non esattamente. l'abbiamo detto. No, è vero, effettivamente no. E parlavamo appunto, stiamo parlando di quest'ultima avventura che abbiamo fatto. E in quel caso, appunto, magari per una volta siamo andati ad arrampicare, una volta siamo andati a sciare, quindi la zona, come dire, la conoscevamo, no? E mancava un po' da concatenare tutti i posti, no? Però sapevamo più o meno come muoversi, insomma. Ecco, quindi sempre secondo me la conoscenza del territorio è una cosa fondamentale. Questo anche dal punto di vista un po' culturale, secondo me, perché spesso si vede, insomma, che c'è un turismo mordi e fuggi, no? Come dire, che si va 3 giorni, anche gli alpinisti appunto arrivano così di foga, fanno la cima, scendono e se ne vanno, quindi spariscono, no? Come meteore. E invece, appunto, secondo me è proprio fondamentale anche nella nostra filosofia, insomma, nel muoversi in autonomia, è quello di creare una connessione con l'ambiente, ma anche con le persone che lo abitano, quindi appunto i rifugisti, innanzitutto, se ci sono, ma ci sono, se non ci sono i rifugisti, magari ci sono i pastori, ci sono altre figure, insomma, che ruotano all'interno, attorno alla montagna, e
bisogna fare riferimento a queste persone, insomma. Bene. In questa vita un altro imprevisto che è quello di perdersi. Esatto. Odiare, facilmente, affezionandosi un po' al territorio che si percorre e non cominciando magari subito con la grande impresa, ma andando a conoscerlo, andando a conoscere le valli, alzarsi di quota, conoscere i punti di riferimento principali, in modo che anche se non so più in che sentiero mi trovo, però mi ricordo che quella cima è lì, me la sono guardata sulla cartina o sono così a mio agio in quell'ambiente che comunque la sa riconoscere, e questo permette di tirarsi fuori anche da uno degli imprevisti più frequenti, che è quello di non trovare la strada. Bene, andiamo a parlare di attrezzature. Facciamo proprio l'esempio della vostra traversata in autonomia di 4 giorni. Come è fatto il vostro zaino? Quanto pesa? Cosa c'è dentro? Quali sono le attrezzature fondamentali che servono per un'autonomia di 4 giorni? Allora, anche qua, scusate, volevo fare un appunto perché molti di voi forse hanno visto la foto che avete messo, insomma, delle cose tutte messe in ordine di Lisa. Insomma, io ho evitato di fare la foto perché... Non è così in ordine. Esatto. Ok, ognuno ha il suo stile. Ognuno ha il suo stile, ecco. E poi dopodiché Elisa, prego. No, vabbè. No, bello così, ognuno ha il suo stile. Io sono più precisa, mi piace calcolare le cose prima di partire. Mi piace proprio passare diversi giorni prima di partire a programmare, perché è come se mi stessi pregustando il viaggio, poi una volta che parto si avvera tutto quello che mi ero immaginata. Diciamo che Leonardo prepara tutto la sera prima e poi si dimentica le cose, ma io per fortuna ce le ho anche per lui. Ah, ecco, poi te le chiede, questo però è il problema. Certo. No, il mio zaino, ma per la nostra ultima traversata, io in realtà l'ho fatta 2 volte. La prima volta l'ho fatta con uno zaino da 32 litri. La seconda con uno zaino da 50 litri. C'è sempre stato dentro tutto lo stesso. Non so come sia possibile, però l'importante è che non superi i chili. 14 chili, ecco. La dimensione dello zaino, ok. È relativa, sì. Sì. Alla partenza il nostro zaino, con tutte le cose che avete visto sul post che è stato fatto su Instagram, pesava 12 chili. E dentro era incluso in questi 12 kg c'era la tenda, quindi l'attrezzatura comune è una delle cose che non possono mancare se si viaggia in autonomia, e una parte del cibo comune e poi tutto il resto delle cose, quindi ti dicevo 12 kg, nonostante comprendesse anche cose che poteva usare anche Leonardo. Esatto, certo, quindi sono condivise. Un po' di più, appunto, e beh, c'era il fornelletto, no, certo. Uno in due, poi vabbè, entrando più nei particolari, insomma, un ricambio tendenzialmente, perché appunto l'Agorai in particolare è una zona molto piovosa, ma appunto in montagna può capitare in 4 giorni di prendere pioggia. Noi ci siamo mossi a settembre, anche lì appunto sperando che solitamente ad agosto ci sono più temporali, come dire... durante le giornate, a settembre di solito ci sono queste giornate terse che invece appunto siamo stati sfortunati, però sicuramente un ricambio. E poi vabbè, io utilizzo le bacchette, per dire, che è una cosa che mi aiuta molto, e lì in realtà non mi ricordo se ce le avevi. Sì, nei trekking di più giorni le bacchette, i bastoncini è sempre meglio portarli, ovviamente, soprattutto perché può essere tanto lesionante per le articolazioni la discesa se sta via. Io non posso farne a meno. Esatto. No, ma comunque tutta la storia dei 12 kg era perché non abbiamo bisogno di tante cose, in realtà non c'è veramente bisogno di tante cose. Le uniche cose di cui non si può fare a meno sono la tenda, il sacco a pelo, uno scoino, quello sì, dai, per ridurre l'umidità, sì, eccetera, e un fornelletto e la bombola del gas, e una gavetta dove preparare il cibo. Poi sulla gestione degli indumenti, del vestiario, più che... sì, è sempre bene avere un ricambio asciutto, quindi magari tenerli in un sacchetto impermeabile è utile in qualsiasi occasione. Si può benissimo camminare sotto la pioggia tutto il tempo che si vuole, l'importante è avere un ricambio asciutto per quanto ci sia quella terma, questa è fondamentalmente, e un antivento e qualcosa di caldo, perché le temperature possono abbassarsi tanto durante la notte.
Ecco. L'anno scorso, appunto, facendo la Translagorai, per esempio, era settembre, mai ci saremmo aspettati di trovare la neve, invece, insomma, sulla cima abbiamo trovato anche nevicava, quindi, insomma, questo può capitare sempre in montagna, no? Ecco. Ecco, un capitolo a parte riguarda le calzature. Le calzature sono il nostro interfaccia con la terra, si fanno tanti chilometri, tanto dislivello. Se le calzature non funzionano, i piedi stanno male, non si va da nessuna parte. Voi come vi regolate in questo caso? Ma... Prego, prego. Camminate scalzi? Dipende dalle scarpe, dipende dal percorso, dipende da come lo vuoi percorrere. Cioè, uno stesso percorso può essere fatto con degli scarponcini con suola rigida o con delle scarpe da corsa, fatto correndo. Quindi dipende dalla tua preparazione, da quello che ti aspetti, eccetera. Con uno zaino pesante e su un sentiero fatto per lo più di pietraie, rocce e appunto elementi. Un suolo disconnesso, una suola rigida va meglio, pesa di più, si fa più fatica a procedere, ma ti protegge di più e anche una scarpa alta ti rende più stabile, ti faranno più male i piedi la sera probabilmente perché camminare su una suola rigida non è così confortevole come su una scarpa ginnastica, ma se il percorso richiede può essere Beh, utile. ci sono, Poi sì. anche appunto... Mi ricordo che quando discutevamo anche con Acqua, insomma, loro ci consigliavano magari di utilizzare delle calzature basse, insomma, piuttosto che... Alla fine abbiamo scelto appunto delle calzature alte, perché spesso anche nel trekking oggi si utilizzano le calzature con le basse, no? Però per un trekking così di più giorni, appunto in un ambiente che comunque prevede il passaggio di fiumiciattoli, eccetera, poi vabbè, noi ci siamo trovati sulla pioggia, però quello è un altro discorso. Però comunque delle scarpe alte possono essere insomma, più comode, insomma. Danno Quindi maggior per quello insomma, sicurezza. abbiamo scelto. Però la cosa fondamentale anche riguardo alla nostra, diciamo, all'idea del basso impatto è che sia un buon prodotto, che abbia un ciclo di vita lungo, perché un altro degli elementi che appesantiscono le tracce che noi lasciamo e che partono prima del trekking e che esistono già prima di partire per il trekking, sono appunto tutti i materiali di scarto che creiamo. Se noi scegliamo dei prodotti di bassa qualità con un ciclo di vita breve, costano meno quando li vai a comprare, ma ne butti via 3 volte tanti e anche quello è inquinamento tessile, cioè dell'industria tessile è rilevante, quindi anche Anche la perché, appunto, anche perché spesso questi prodotti, insomma, le calzature, ma come anche mi viene in mente le giacche tecniche, insomma, sono prodotte con, se non si sta attenti, come dire, all'azienda e alla qualità del prodotto, sono prodotti anche magari non proprio rispettando l'ambiente, ecco, insomma. E quindi, sì, insomma, diciamo che è fondamentale, insomma, fare una scelta ponderata anche da questo punto di vista, insomma, non guardare solo proprio magari al portafoglio piuttosto che, ecco, insomma. Anche perché Certo. appunto un paio di scarponi, per esempio, buoni, cioè dura tutta la vita volendo, insomma, quindi non Sì, è chiaro, si fa magari è che è un un investimento, come investimento, dire, no? ma che poi ritorna, senz'altro. Una domanda, torno un attimo indietro sull'orientamento. Si è parlato di attrezzature elettroniche, ma si accenna a mappe e carte. E so che voi avete una visione vostra, utilizzate le carte e tu, Elisa, probabilmente preferisci le cartine, le mappe, giusto? Ma a me piace, cioè, rientrano nei miei passatempi a volte crearmi il percorso sulle mappe. Ammetto che faccio parte di quella popolazione un po' nerd che fa queste cose nel tempo libero. Ma mi piace prendere il goniometro, leggere le descrizioni dei percorsi e quelle verbali, diciamo, e provare a trasportarle su una cartina disegnando tutto il percorso. Poi non è necessario farlo, ci sono delle app che funzionano benissimo e che si possono usare per creare un percorso, per rendersi conto di dove ci si muove. Però ammetto che avere familiarità anche con un po' di cartografia aiuta davvero tanto poi quando ci si trova in ambiente. Anche perché appunto mi viene da dire, come anche nella nostra traversata, insomma,
come dire, quando si ha più bisogno di una mappa o di una cartina, spesso, come dire, non so, sotto la pioggia, il cellulare smette di funzionare, come dire, no? E, per cui, come dire, col sole il cellulare funziona sempre, a basse temperature, magari appunto con il vento e la pioggia, eccetera, magari gli strumenti tecnologici possono proprio abbandonarsi, come dire, nel momento del bisogno. E a parte il fatto che appunto magari nelle nostre montagne, anche in Trentino, ci sono molte zone che non sono coperte insomma dalla rete, per cui magari il GPS è sempre presente, però vuol dire non si carica la mappa, no? Ecco, quindi secondo me appunto le mappe sono sempre importanti, come dire. Quindi è sempre opportuno averle e saperle leggere, proprio perché può sempre capitare che l'elettronica ci lasci un po' a piedi. Bene, siamo già andati ben avanti. Io tornerei su quello che avevo anticipato. Quella cosa che mi incuriosisce personalmente molto, ma penso anche tutti quelli che ci ascoltano, la preparazione del cibo. Allora, Elisa, in particolare tu ti occupi di questo aspetto, quindi deidratare il cibo, sceglierlo, cucinarlo, lavorarlo, deidratarlo, impacchettarlo e portartelo via, risparmiando peso e però mi assicuri conservando il gusto. È vero? Allora, sul conservare il gusto te lo dice Leonardo, che era terrorizzato dall'idea di mangiare i miei intrugli e si era portato di nascosto delle altre scorte di cibo. Chili di materiale. Tra cui pane, salsicce, sì. Cose molto pesanti. Non capivo come mai il suo zaino pesasse così tanto, sempre tornando al discorso del peso, ed era perché se l'ha portato le scorte di nascosto. No, il cibo per un trekking fondamentalmente deve essere poco ingombrante e facile da trasportare, deve essere nutriente senza appesantire e deve essere confezionato con il minor imballaggio possibile, anche perché gli imballaggi pesano, quindi queste sono le tre caratteristiche che deve avere, e deve essere conservabile per più giorni senza deperire. E nella mia esperienza ho trovato che l'essiccazione mi permetteva di rispondere a tutte queste esigenze. Non so se a chi ascolta è mai capitato di provare quelle buste di cibo liofilizzato precotto, si trovano sia al supermercato sia nei negozi sportivi specializzati, e sono okay, un'ottima idea. Io non ho ancora assaggiata una veramente, veramente buona, o perlomeno fatta come piace a me, anche perché poi io non mangio carne e quindi sono un po'... devo stare un po' più attenta a quello che prendo. E, c'è un modo di preparare il cibo da trekking, si parla di trekking di più giorni comunque, è chiaro che per stare via in giornata va benissimo un panino. Certo. Per stare via 5 giorni... voglio vederti a portare via panini per 5 giorni, quanto si conservano. E abbiamo trovato in cosa? No, diciamo che appunto anch'io sì, ero proprio stupito dal fatto che giusto per parlare di numeri, poi appunto non so se però possiamo entrare anche un po' più nel dettaglio. Per un trekking di 4 giorni, insomma, in 2 persone avevamo come peso 1,5 kg tra colazioni, pranzi e cene, insomma, sempre un pasto caldo calcolato, insomma, anche quello insomma è comodo, perché appunto magari io insomma spesso prima di, come dire, entrare in contatto con questa modalità insomma di rifornirsi di energia, e prendevo diciamo il panino e chiaramente insomma poi il pasto è freddo o comunque mezzo, ecco, e quindi 1,5 kg in 2, quindi 1,5 kg in 2 per 4 giorni, giusto? Come? 1,5 kg in 2 per 4 giorni, esatto. E lo scomodato che abbiamo trovato è questo è un ragù di verdure e okara. Avvicinalo un po' di più, prova a avvicinarlo un po' di più, che lo vediamo. E questo che quantità è? Per quanto basta? Quanti pasti? Qui, posso prendere un piatto che mangerò stasera. Che è esattamente più o meno così. Ah, una porzione, una buona porzione, insomma. Beh. E queste sono solamente verdure, comunque. Sì. E, da qui è stata tolta tutta la componente acquosa, mi è venuto fuori questo sacchettino secco, e
chiaramente pesa la metà. Questi sono, questi sono 50 grammi, questi sono 300 grammi. La differenza è la parte acquosa. Chiaro. E un appunto che, perché vedendo il sacchetto di plastica, magari uno dice, vabbè, zero waste e poi lo metti nel sacchetto di plastica. Però sono sacchetti che si riutilizzano, no? Sì. Questo fa anche parte della preparazione. Questo si chiama freezer bag cooking, è una tecnica che viene usata molto negli Stati Uniti, dove c'è la possibilità di fare trekking di più giorni su territori molto più estesi. Questi sono sacchetti che reggono temperature oltre gli 100 gradi, quindi ci si può versare direttamente dentro l'acqua bollente e il cibo si reidrata, lo si lascia lì per una decina di minuti e poi è pronto da mangiare. E si può fare quasi con tutte le cose, basta che si abbia l'accortezza di tenere pezzi piccoli e anche con la pasta, se si usa la pasta piccola, noi avevamo la pasta ai fagioli in un sacchettino del genere, abbiamo versato dentro l'acqua calda ed era la pasta ai fagioli. Ecco, Quindi ma le prime volte che si assiste a questa cosa sembra proprio una magia. Io, insomma, come dire, non ha neanche un bell'aspetto, no? Vederla così secca. Poi in realtà è da mangiare in tutto e per tutto, è una pasta ai fagioli buonissima, insomma, ecco, sì, ma come si direi fa? che funziona. Com'è il processo per togliere l'acqua? Per togliere l'acqua si mette questo sui piatti di un essiccatore. Lo si lascia andare per un tot di tempo, che può essere dalle 6 alle 12 ore. Quindi E essiccatore è quindi temperature. uno strumento Come? apposito. L'essiccatore è uno strumento apposito. Allora, l'essiccazione è un metodo, cioè credo che sia uno dei metodi più antichi per conservare i cibi. Essiccarli, togliendogli la componente acquosa, permette di non dare via al procedimento di decadimento. Il processo di decadimento del cibo, quindi si è mantenuto un metodo genetico, non va male. Questo qui dura anche mesi tenuto Sì, qui sì, dentro. sì, sì. Un essiccatore, quindi l'essiccazione naturale avviene anche sui rami degli alberi, i fichi essiccano in modo naturale sui rami degli alberi. Forse noi siamo abituati a vederli nei sacchettini del supermercato, ma se andate a fare un giro in qualche isola ventosa e calda, trovate i fichi essiccati già pronti così. Certo. C'è uno strumento che ricrea questo effetto con una ventola d'aria calda che non supera mai i 50 o 60 gradi. Anche riguardo a questo, appunto, io ero molto scettico, eh? Appunto, dopo averlo provato, ho iniziato a essiccare. Ultimamente sto Tutto. usando tanto tutto alla raccolta di tarassaco qua dietro casa, insomma, in questo momento in cui la quarantena, diciamo, ci obbliga. Io per fortuna vivo, diciamo, in una zona in cui si può andare nel bosco nel giro di 2 metri, quindi insomma ho essiccato fiori di tarassaco, cose che si trovano proprio in natura, e poi io li metto sott'olio, insomma, per cui diciamo è un po' più, come dire, una questione proprio di gusto, insomma, oppure si può fare col pomodoro, insomma, io, cioè, come dire, io sono ancora all'inizio, quindi faccio le ricette proprio base, quindi prendo per esempio i pomodori, li taglio e li metto ad essiccare e poi appunto li metto sott'olio e sono buonissimi, insomma, si conservano per mesi, insomma. Facendolo da solo eviti di comprare un equivalente del genere in cui poi tutto l'incarto viene buttato via, questo invece lo riusi migliaia di volte e soprattutto hai più controllo sulle materie prime, quindi puoi acquistare localmente, stare attento anche a tutto quello che sta dietro appunto al cibo. Si possono fare anche barrette, queste sono barrette fatte con l'essiccatore e per quanto mi riguarda, beh, le barrette industriali sono. Ci sono un sacco di grammi di imballaggio per pochissimi grammi di prodotto, quindi quella è un bel risparmio Già. per le C'è una persone. domanda, c'è Alessandro che ti chiede, ma in pratica si prende il piatto, la ricetta praticamente, e lo si mette nell'essiccatore, cioè si può comporre un piatto con tutto quello che serve, poi lo si mette nell'essiccatore, tutto quanto si deidrata e dopo lo si mette nel sacchetto. Funziona così. Sì, appunto, bisogna solo stare attenti a essiccare alimenti con una componente grassa molto bassa, quindi
tendenzialmente con i formaggi o gli oli, non succede perché evitarli perché poi irrancidiscono più facilmente. Non succede nulla se si fa lo stesso, solamente che invece di durare 3 mesi ne dura meno. E se no, altrimenti qualsiasi piatto può funzionare. Devono essere pezzi piccoli per il gioco del freezer bag cooking, per la reidratazione, cioè senza cottura. Se invece si ha tempo, si ha spazio, eccetera, questa cosa si può fare anche versando il contenuto nella gavetta e poi andando con una seconda cottura se ci sono, se, ad esempio per piatti più elaborati funziona benissimo anche così. Certo. Però tendenzialmente qualsiasi cosa, poi bisogna fare prove, ne abbiamo fatte Sì, tante. ci vuole organizzazione ovviamente perché i tempi dell'essiccazione sono abbastanza dilatati, di conseguenza devi organizzarti per sapere esattamente quando avrai bisogno di quanto cibo avrai bisogno, di conseguenza devi prepararti nei giorni prima per poter essere sicura di avere tutto a disposizione. Ma è solo una questione di programmazione, giusto? Se la gente fa tracking regolarmente, in realtà si possono sfruttare. Io, ad esempio, sfrutto i periodi in cui c'è abbondanza di un certo prodotto, ad esempio in estate i pomodori o i mirtilli, oppure in inverno le verze, queste cose qua, e quindi se ne trovano in grandissime quantità nei mercati, ne O approfitto. nell'arte di casa. Esatto. Ed essiccarli. E dunque in casa si ha sempre una scorta di cibo essiccato pronto e poi il piatto si può andare a comprare anche dopo. Cioè, so che Certo. c'è chi tiene la parte della verdura essiccata a parte per ogni tipo di verdura e la parte dei carboidrati, appunto, o dei legumi essiccata separatamente e poi li unisce al momento di preparare il sacchettino per il viaggio. Ma sì, in Anche fondo. un'altra Vai. cosa appunto interessante, adesso magari siamo focalizzati più che altro sui piatti, proprio come dire, Elaborati. piatto principale, però anche se per esempio le barrette, per esempio Elisa per il trekking aveva portato delle barrette fatte con il cocco, insomma, sono delle barrette che sono molto più buone di quelle che si comprano e anche qua non c'è imballaggio. Sono magari un po' più brutte da vedere, ma insomma, dai, anche quello è relativo, però insomma, cioè, almeno si sa cosa c'è dentro, no? Beh, molto, molto interessante. In effetti, questo è un argomento che andrebbe approfondito, magari anche con qualche indicazione pratica, qualche ricetta, qualche linea guida proprio per far fare gli esperimenti ai nostri ascoltatori. Ma io stesso mi sa che ci proverò. In effetti. Bene, ci avviamo all'ultimo tema, poi ci avviamo alla chiusura. C'è un progetto particolare a cui voi aderite, che si chiama The Outdoor Manifesto. Vorrei che mi spiegaste di che cosa si tratta, perché aderite, che cosa propone e come si fa eventualmente ad entrare in contatto. L'Outdoor Manifesto è un collettivo che io tra l'altro ho conosciuto in occasione di, noi abbiamo conosciuto in occasione di questo nostro trekking della Transalpina. È un gruppo di amanti di outdoor che vive come noi il rapporto con l'ambiente, vive lo sport di montagna come un'occasione per instaurare un rapporto più profondo con l'ambiente naturale. Quindi lo sport non solo come limiti, superamento di limiti e prestazioni, ma proprio come occasione per entrare in contatto con la natura in modo divertendosi ovviamente, ma sensibilizzando anche alla sua conservazione. E noi li abbiamo conosciuti perché leggendo il manifesto di idee e di principi nei quali credono questi ragazzi. Ci siamo riconosciuti un sacco, gli abbiamo detto che stavamo organizzando un trekking ad impatto zero, che voleva essere anche una forma di protesta, di sensibilizzazione nei confronti di un'area che rischia di essere soggetto di una nuova urbanizzazione, diciamo, è una delle poche aree wilderness che ci sono nel Trentino e probabilmente non lo sarà più e no, perché è in programma la costruzione di nuovi rifugi lungo il percorso e noi abbiamo pensato che per mostrare che
funziona benissimo già così com'è. La wilderness non è un minus, l'assenza di rifugi non deve essere necessariamente vista come un ostacolo, ma può essere anche un'occasione. Abbiamo dimostrato che si poteva percorrere benissimo in autonomia, senza appoggiarsi a nulla, e l'abbiamo fatto nel nome anche del Outdoor Manifesto. Anche qua magari facciamo una precisazione, nel senso che magari uno sente una cosa del genere, sembra che noi assolutamente odiamo i rifugi, non... però no, questo è, come dire, la questione qua è che c'è una zona del Trentino che è priva di rifugi e ce ne sono molte altre in cui appunto uno tranquillamente può appoggiarsi al rifugio, eccetera. Questa è una zona particolare perché non c'era rifugio, insomma, ecco questo. E ci sembra interessante che in un territorio come il Trentino, in cui la componente naturale è predominante, ci siano dei territori comunque okay, legati anche all'antropizzazione, insomma, per cui a rifugio, e altri invece che sono proprio lasciati selvaggi, come dire, ecco. E rispetto all'Outdoor Manifesto, appunto, magari anche qua abbiamo un po' un approccio diverso, però tendenzialmente per me l'Outdoor Manifesto è stata un po' la scoperta di, come dire, io sono sempre andato in questo modo in montagna e mi è sembrata sempre la cosa più naturale, insomma, un po' per la compagnia che frequento, un po', ecco. E l'Outdoor Manifesto è, come dire, una cosa che per me ha dato voce a delle modalità, insomma, che ho sempre portato avanti, insomma, ecco. E grazie ad Elisa, insomma, sono entrato in contatto con questa cosa. E mi sono reso conto che effettivamente ci sono tante persone che vanno in montagna in un certo modo, sono tante persone che sono attente a determinate cose, all'ambiente, eccetera. E ecco, l'Outdoor Manifesto, diciamo, una somma un po' di questa filosofia, insomma, che cerchiamo di portare in montagna, insomma, che però appunto è una, così, come dire, uno stile di vita che sì, va bene nell'outdoor, ma è anche una cosa proprio che si vive quotidianamente, insomma, ecco. Certo. Intanto c'è Simone, uno dei collaboratori più stretti di Outdoor Test, che mi ha mandato proprio uno statement proprio dell'Outdoor Manifesto. Siamo snowboarder, siamo sciatori, siamo runner, siamo surfisti, siamo climber, ciclisti, trekker, siamo l'outdoor che combatte per l'outdoor. Bello, è molto bello come statement. E posso anche dare tranquillamente l'indirizzo dove si possono recuperare informazioni, www.theoutdoormanifesto.org. Bene, noi intanto siamo in chiusura. Intanto saluto un po' di tester di Outdoor Test, Daniele D'Alberto, Riccardo Stacchini che ci stanno seguendo, un po' di amici che hanno voluto ascoltarvi, hanno voluto sapere qualcosa di più di questo modo particolare di andare in outdoor, in autonomia e questa curiosità che è da provare, tutta da provare, del fatto di essere autonomi anche nella costruzione del proprio cibo, che è una frontiera nuova, è sicuramente un qualcosa che è molto, molto interessante, molto intrigante, che invita proprio alla prova, mettersi alla prova su un qualcosa che probabilmente soltanto pochi giorni prima non era assolutamente contemplato. Bene, io ringrazio Elisa Bessega e Leonardo Panizza, i nostri due escursionisti in autonomia, per la loro presenza, per averci illustrato il loro modo di vivere la montagna, del non lasciare traccia, e ora più che mai diventerà importante essere capaci di vivere l'outdoor in un modo un po' diverso, ma di viverlo, sicuramente di viverlo, tornare a viverlo nel più breve tempo possibile e probabilmente anche con più entusiasmo, di quando invece l'abbiamo lasciato. Bene, io saluto i nostri ospiti e do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo giovedì, il giorno 7 maggio alle ore 18. Parleremo di trail running e di calzature da trail running con Jonathan Wyatt. Jonathan Wyatt è lo specialista delle calzature da trail del marchio La Sportiva, ma è un grande trail runner. È uno che ha fatto veramente delle imprese. Infatti, gli chiederemo in profondità di raccontarci quali sono le sue esperienze da ultra trailer, da trail runner. Bene, è tutto per oggi. Io sono Alfredo Tradati, vi saluto, vi do appuntamento giovedì prossimo alle 18. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao, grazie.